Grazie all'Europa e ai giovani democratici di Cerignola si parla di nuove innovazioni per quanto riguarda le tematiche legate al lavoro. Cosa si può dire? Beh, è una giornata importante anche perché quando si parla di questi temi si spera sempre che il pubblico o quantomeno la platea sia attenta perché quando si parla di iniziative di finanziamento, di bandi che possano aiutare le nuove iniziative di impresa, che possano aiutare i giovani a trovare uno sbocco dal punto di vista del lavoro e della propria formazione è sempre importante. Oggi si cercherà di trovare un connubio sostanzialmente tra quello che a livello europeo viene messo in campo in relazione al lavoro, ai finanziamenti e ai giovani, rispetto poi a quelle che sono le necessità locali sul territorio dei singoli comuni, dei singoli paesi, ma anche a livello regionale. Si cercherà di porre all'attenzione della platea un numero vasto di finanziamenti, di iniziative che sono già state messe in campo dalle amministrazioni per cercare di dare risposte, per cercare di dare idee proprio per una società che da questo punto di vista cerca informazioni, ha bisogno di aiuto proprio per iniziare un processo di svecchiamento sia all'interno delle modalità di accesso poi all'offerta del lavoro che delle possibilità di finanziamento proprio che i giovani hanno bisogno di conoscere tramite il contributo di chi all'interno della politica svolge sostanzialmente il ruolo di aiutare la comunità e di chi nelle amministrazioni pone diciamo, il proprio lavoro proprio al servizio della comunità. Si parla di start-up e di imprenditoria giovanile. Cosa possono offrire i giovani al territorio? Beh, i giovani sono la risorsa del presente e del futuro per ogni territorio. È importante cercare di indirizzarli attraverso dei processi stabiliti proprio per questo, verso le proprie aspirazioni, verso quelle che sono le proprie necessità. È chiaro quindi che attraverso queste forme di start-up di impresa, queste forme di nuove iniziative, appunto dal punto di vista del lavoro, bisogna seguirli anche successivamente, magari dopo che si è riusciti a accedere ad un finanziamento. Seguirli anche nell'evolversi di questa, per esempio, nuova iniziativa di impresa, di questa start-up, proprio per fare in modo che quegli sforzi messi in campo dalle varie amministrazioni, sia a livello locale che a livello regionale, nazionale, ma anche europeo, non vadano poi persi strada facendo. Daniele D'Alessandro è del capogruppo consiliare del PD di Cerignola. Quali prospettive possono venire fuori da un convegno nel quale si parla di imprenditoria e di start-up, soprattutto imprenditoria giovanile? Guardi, noi commettiamo l'errore di ritenere l'Europa un posto lontano, no? Dove, distante dai bisogni dei cittadini, soprattutto di chi è in condizioni di fragilità economica. In realtà l'Europa è più vicina di quello che pensiamo ed è attraverso le sue risorse che vengono ridistribuite sul territorio nazionale, sul territorio regionale, che si possono trovare e sviluppare opportunità per chi è appunto in condizioni di fragilità. Un buon amministratore locale, quindi anche un sindaco, un assessore, un consigliere comunale che non conosce la dinamica delle risorse comunitarie, non può approcciarsi ai temi dell'amministrazione moderna. Si parla di nidi e anche di nuovi PSR. Quali opportunità per non solo i giovani, ma per chi vuole approcciarsi al mondo dell'imprenditoria? Guardi, sia Nidi che il bando per il primo insediamento che è a valere sul PSR, mentre invece Nidi e FESR sono bandi già avviati con la programmazione 2007-2013 e che sono stati rifinanziati con la programmazione 2014-2020. Sono strumenti virtuosi che permettono a chi non possiede un capitale iniziale di intraprendere una propria attività imprenditoriale. In tempo di crisi l'autoimpiego, l'inventiva, la creatività nel settore economico diventa forse l'unica o una delle pochissime chance per riscattarsi, soprattutto per i più giovani. Oggi si parlerà anche dei risultati avuti dalle varie start-up già avviate. Quali sono? Guardi, la curva di ricaduta delle start-up segna
un picco, nel senso che le start-up dopo un periodo iniziale tendono a fallire, a decadere, ma questo è normale, altrimenti non sarebbero scommesse, non ci sarebbe quell'opportunità di provarci. Quindi non bisogna, quando si guarda la curva di caduta delle start-up, non si deve guardare a quelle che cadono, ma a quelle che sono rimaste in vita e che quindi hanno dato lavoro e che altrimenti senza gli avvisi come Nidi o come il primo insediamento non sarebbero esistite. Enzo Leonetti è un esperto in finanza agevolata. Quali opportunità per il territorio, soprattutto grazie ai nuovi PSR? La stagione dei finanziamenti per l'agricoltura e per l'agroalimentare si sta per avviare. La Regione Puglia con la nuova programmazione ha destinato ingenti risorse per l'imprenditoria giovanile, per favorire il primo insediamento in aziende agricole e per favorire la diversificazione delle attività, ovvero la multifunzionalità, e stimolare l'apertura di attività agrituristiche, l'avvio di masserie didattiche o l'avvio di attività rivolte ai servizi sociali anche in ambito rurale. E inoltre l'altro obiettivo della Regione che si pone nell'ambito del PSR Puglia 2014-2020 è quello di favorire l'aggregazione per competere sui mercati internazionali e per garantire la qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari. Si parla tanto di PSR, ma come si fa per accedere a queste ingenti somme? A breve saranno pubblicati dei bandi da parte della Regione Puglia per la presentazione di candidature, ovvero un giovane richiedente o un'associazione di produttori devono candidare il proprio progetto agli uffici regionali a seguito della presentazione di un piano aziendale. Il piano aziendale prevede la predisposizione di un business plan, l'idea d'impresa e anche dell'ammontare dell'investimento che deve essere realizzato e la richiesta di contributo da parte della Regione Puglia. A seguito di valutazione da parte degli uffici regionali viene erogato il contributo da parte della Regione.